o alto con punto di fusione che aumenta all'aumentare il peso molecolare. Questi prodotti vengono utilizzati, quelli di alto peso molecolare vengono utilizzati nel sistema da pensante da per sé e hanno, diciamo, quelle di basso peso molecolare vengono utilizzate per migliorare performance, per esempio nel primer dei poliester per coil e principalmente nel tan coating, dove oggi c'è tutta una problematica per l'eliminazione di questo prodotto. Diciamo, vorrei so far parlare un attimo dei poliuretani, diciamo. I poliuretani sono un'altra classe di polimero estremamente interessante, basato sulla reazione del gruppo NCO con sostanze contenendo un idrogeno attivo, alcoli, amine diciamo, acido carboxilico e acqua. Questo ci permette di ottenere prodotti molto diversi. Loro danno anche reazioni tra di loro, diciamo, due gruppi, danno ritidione, isocianurato, lofanato, biuretto, e poi questo vengono anche utilizzati per sintetizzare di prepolimero o polimeri, diciamo, che possono subire un'ulteriore modifica introducendo, non so, gruppi acrilici per dare i poliuretani all'acqua, reticolabile UV, gruppi acossisilani con buona adesione e così via. I due principali, diciamo, sono il TDI per la classe degli aromatici e PDI quelli per l'alifatico, e diciamo, con tutte le problematiche che l'IPDI è molto più interessante perché non dà ingiallimento, è meno reattivo, ma è molto selettivo, due reattività diverse ai gruppi NCO, per questo si possono ottenere prepolimeri con peso molecolare abbastanza controllati e niente. Corso un attimino, diciamo, per portare in acqua questi prodotti introduciamo dei gruppi carbossilici attraverso un monomero che praticamente è quello che viene utilizzato, che è il dimetilopropionico. Questo viene salificato e portato in acqua, e questo in generale viene fatto con un sistema di dissolventi miscibili con l'acqua o l'acetone o il MEC, che è un famoso processo acetone ancora della Bayer. E niente, un altro caso, si utilizza un solvente in basse concentrazioni e questi non viene strippato, al finale rimane. In questi casi, il caso funziona dello stesso modo del processo acetone, però rimane un alto bollente che in qualche caso può dare problemi di classificazione. Niente, potete vedere restanti dei lucidi finali. La ringrazio molto. No, comunque 30 minuti per Chiedo scusa, grazie. Chiamo subito alla ribalta il dottor Corrado, conosco per nome Stefano Corrado, quindi della Merckx. Che parlerà sui pigmenti inorganici e organici brevemente, e in particolare con i pigmenti speciali che vengono da loro in modo particolare prodotti. Perfetto, buongiorno a tutti. Sono appunto Stefano Corrado e lavoro per la Merck, che è una multinazionale tedesca che si occupa di tante cose, e tra le quali della produzione e della vendita di pigmenti ad effetto speciale. E io sono responsabile commerciale per l'utilizzo di questi pigmenti nel settore verniciante, nel settore coating, per cui in questa mezz'ora vi parlerò di colore. Vi parlerò di colore, vi parlerò di effetti, quindi di finiture, raccontandovi un po' la nostra esperienza, partendo dai nostri pigmenti, dal know-how che c'è alle spalle, e nella mia lunga presentazione ho cercato comunque di inserire, di alleggerirla con molte immagini che mi aiutano un attimino a farvi vedere qual è l'utilizzo finale, quindi anche ad alleggerirla un attimino.
Quindi partiamo innanzitutto, abbiamo detto pigmenti ad effetto speciale, quindi le prime due slide ho cercato un attimino di così sintetizzare quelle che sono le definizioni di pigmento, che cosa sono i pigmenti, ma molto velocemente, e cos'è l'effetto. Allora, ci sono diverse definizioni anche ufficiali della DIN di pigmenti, però sostanzialmente diciamo che il pigmento è una sostanza che viene usata come colorante, generalmente insolubile, e viene applicata in un veicolo. Dopodiché ci sono diverse tipologie, c'è una classifica di pigmenti, si parla di pigmenti inorganici, della quale poi nella mia presentazione io mi occuperò, pigmenti organici e pigmenti funzionali che hanno appunto dei ruoli, delle funzioni, ad esempio anticorrosive, eccetera. Che cos'è invece un effetto? Parliamo di effetto per l'uomo, quello che è la percezione per l'occhio umano. Diciamo che sostanzialmente è, il risultato finale di quello che è un fenomeno ottico, per cui quello che percepiamo è quello che viene riflesso in una lunghezza d'onda del visibile umano. Avevo accennato prima a una classificazione, diciamo così, di pigmenti, ce n'è un'ulteriore classificazione che appunto parla di pigmenti che hanno magari delle caratteristiche appunto legate alla luce di assorbimento, pigmenti che invece riflettono la luce, che sono generalmente i pigmenti metallici, e altri pigmenti che sono, diciamo, una via di mezzo, cioè in parte assorbono, ma in parte rifraggono la luce, in parte la riflettono. E in quest'ultima categoria di pigmenti, diciamo, si collocano i pigmenti di cui noi della Merck ci occupiamo. E questa slide, diciamo, è la sintesi di quello che è il fenomeno ottico che avviene durante il passaggio della luce. Come vedete dalla slide, diciamo, il mio pigmento è sintetizzato con due colori. Un colore è la base, il core, che viene poi rivestito con un processo particolare con un altro materiale e li vedremo dopo. Sostanzialmente, però, questi due materiali, quindi parliamo di un multistrato, causano una scomposizione della luce, quindi dei fenomeni ottici che, come dicevo prima, riguardano una piccola parte, un assorbimento di luce, come avviene per la maggior parte dei pigmenti. Una parte di questa luce viene trasmessa, che è la freccetta verde, e una buona parte viene riflessa. Diciamo, la sto sintetizzando in maniera elementare, però questo per spiegare quello che è la tecnologia, il know-how che c'è alle spalle di questa tipologia di prodotti che appunto determinano effetti speciali. E partendo da questo principio, poi negli ultimi anni Merck ha cercato di sviluppare la propria tecnologia con la produzione, lo studio e la produzione di nuovi tipi di pigmenti che potessero venire incontro anche a quelle che sono le esigenze di mercato. Infatti poi nella mia presentazione, scusatemi, ci saranno anche piccoli cenni di cosiddetto marketing, cioè di tendenze di colore che ovviamente sono un requisito fondamentale per un'azienda che produce, per poter poi rispondere appunto a quelle che sono le richieste e le esigenze del mercato. Ho parlato appunto di fenomeni ottici di riflessione nel visivo umano. Ecco, diciamo che ci sono delle caratteristiche che sono legate proprio in questo caso, come viene mostrato in questa slide, riguardano quello che è lo spessore di queste particelle, di questi pigmenti. Quindi sostanzialmente a seconda dello spessore, la rifrazione e la riflessione soprattutto della luce cade in una lunghezza d'onda visibile specifica, che potrebbe essere dal diciamo cosiddetto effetto neutro, che in genere è un silver o un argento, via via a cangianze di colore che a seconda appunto dello spessore del layer dello strato cadono su lunghezza d'onda del visibile che possono essere oro, rosso, blu e verde, aumentando questo spessore.
Quindi questa è una caratteristica dei pigmenti. L'altra caratteristica è la granulometria, sono le dimensioni. Quindi questa è un po' una legge che riguarda tutti i pigmenti. Quindi se parliamo di pigmenti con una granulometria piuttosto fine, avremo un effetto meno metallico, più matte, con una coprenza maggiore. Viceversa, se andiamo verso granulometrie più elevate, avremo maggiore brillantezza e minore coprenza. Il range nel quale si collocano appunto, diciamo, i due estremi vanno, si parla di micron, dai 15 micron fino ai 200 micron. Come vedete, qui c'è una classificazione dove si parla di M micro, fine, normal e via via fino a large. Per cui i pigmenti che danno il cosiddetto glittering, la brillantezza, possono arrivare fino a 200 micron. Qui poi ci sono vari aspetti che vedremo dopo, perché comunque bisogna sempre tenere conto che devono essere inglobati, inseriti in un prodotto verniciante che deve avere anche delle caratteristiche di spessore, per cui non sempre si possono utilizzare granulometrie troppo elevate, anche se il mercato magari richiede effetti brillanti. Vedremo poi che ci sono altre soluzioni. Quali sono velocemente le caratteristiche dei pigmenti? Parliamo di pigmenti inorganici. Parliamo di pigmenti, quindi c'è una piccola, un piccolo errore nella mia presentazione. Io non parlo di pigmenti organici, ma inorganici. Quindi sostanzialmente per caratteristiche, per loro natura, molto neutri, molto stabili. Quindi non sono combustibili. Non hanno odore, non migrano, non contengono sostanzialmente metalli pesanti, hanno un comportamento neutro sostanziale e in più anche hanno delle caratteristiche di resistenza sia alle temperature, qui parliamo di resistenza fino agli 800 gradi, e anche hanno caratteristiche, appunto come dicevo prima, essendo neutri, possono essere tranquillamente utilizzati in sistemi all'acqua che in sistemi a solventi. Quindi sostanzialmente hanno un comportamento neutro. Vantaggi, scusate, caratteristiche per quanto riguarda l'utilizzo, diciamo che qui sono abbastanza, passatemi il termine, flessibili, cioè facili da utilizzare un po' in tutti i sistemi. Quindi consentono di essere tranquillamente inglobati in quasi tutti, in tutti i sistemi vernicianti. Diciamo che una delle priorità, una delle cose di cui bisogna tener conto è ovviamente inglobarli in un sistema verniciante il più possibile trasparente. Questo per ovviamente non spegnerne l'effetto, ma anzi per evidenziarlo. Adesso non voglio soffermarmi, questi nomi particolari che vedete sono un po' i trademark dei nostri prodotti, ma quello su cui voglio soffermarmi è proprio quello che dicevo all'inizio, cioè parliamo di multistrato, quindi ogni nome, ogni trademark praticamente identifica una nuova tipologia di prodotto che ha una differenza, ha un'innovazione rispetto all'altro, cioè sostanzialmente cambia cambia il core, cambia la base. I primi prodotti storici partono da un silicato naturale che è la mica, che viene rivestito con un processo particolare, con titanio biossido o ossido di ferro. Sostanzialmente questi multistrato hanno indice di rifrazione diversi, quindi la mica e l'ossido di metallo che la ricopre, e quindi quei fenomeni ottici che vi dicevo prima di rifrazione e riflessione vengono amplificati, vengono ottimizzati proprio grazie a questa differenza di indice di rifrazione. Questi prodotti, diciamo, mi permetto di dire, sono tra virgolette giovani, hanno pochi anni di vita. Il primi, questo nome un po' particolare di fantasia, Iriodin, ha circa 35 anni. Via via negli ultimi anni invece, rispettando, seguendo sempre il concetto del multistrato e cambiando la base, appunto abbiamo un attimino migliorato quelli che sono i pigmenti ad effetto, migliorato nel senso proprio di effetto. Quindi vedete che gli altri nomi, Xyralic, Colostrim, Miraval, se potete notate che hanno sostanzialmente, tra di loro si differenziano perché c'è una base diversa. Quindi gli Xyralic ossido d'alluminio, quindi
non più una base metallica, ma una base sintetica, e via via anche gli altri. Quindi sostanzialmente, cambiando la base, che cosa è successo? Che abbiamo esteso quelli che sono i fenomeni di riflessione nel visibile, quindi sostanzialmente abbiamo creato nuovi effetti. Ecco, questo è un po' il concetto che sta alla base. Qui ci sono, scorro velocemente, vedete sempre questi trademark diversi e ci sono queste immagini a microscopio che un pochino ne evidenziano le caratteristiche, però direi di andare oltre. Parliamo invece di come ci relazioniamo col mercato, nel senso dove vengono impiegati, quali sono i settori applicativi finali. Il nostro cliente è il produttore di vernice, che però è il produttore di vernice per il settore automobilistico, sia prima linea, OM, piuttosto che per carrozzeria, quindi refinishing. Ma poi ci sono altri settori, in Italia siamo un po' anche dei leader a livello europeo rispetto proprio per l'utilizzo in questi settori di mercato. E uno è quello delle vernici in polvere, quindi il power coatings. Dopo vedremo con le immagini che mi aiuteranno, vi farò velocemente, scorrerò alcune immagini giusto per farvi vedere dove vengono applicati. E poi via via il plastic coating, quindi il rivestimento delle materie plastiche, che se vogliamo riguarda anche parti e componentistiche dell'auto che avevamo visto prima. E poi tantissime altre applicazioni, dall'industrial coating, quindi proprio su metalli, piuttosto che diciamo processi particolari, era stato accennato prima come coil coating, dispersion paint sono le pitture murali, quindi parliamo di interior design, si stanno sempre più diffondendo, erano partiti magari per locali pubblici, ma anche all'interno delle nostre case, delle case private, c'è sempre più una ricerca esasperata di novità, di effetti, che magari riguardano non tutto l'ambiente, ma una parte. Settore del cuoio, della moda, il leather coating, che quindi anche qui noi italiani siamo maestri, e via via il settore del legno e una piccola nicchia che è quello artistico. Ecco, ho accennato all'automotive e ho accennato al fatto che parliamo di pigmenti inorganici, quindi per loro natura, già loro caratteristica, abbastanza stabili. Per applicazioni diciamo un po' estreme o un po' particolari o particolarmente esigenti come quella dell'auto, per garantire una maggiore stabilità dei pigmenti praticamente c'è un ulteriore processo di rivestimento, questo verde weather resistant, che rende maggiormente stabile il pigmento proprio per applicazioni estreme, applicazioni all'esterno. Ho accennato l'auto e scusate se farò molti riferimenti a questo settore, però non solo, quello era il settore un po' di punta, però si è esteso, pensiamo a tutto quello che è l'applicazione nel building, nell'architectural building, quindi esposto all'esterno, esposto al sole ed esposto alle condizioni atmosferiche. Questo perché? Perché comunque il titanio biossido ha una sua fotoattività, esatto. Non forte, questo cosa porta? Porta a un viraggio di colore, a un leggero ingiallimento, che ovviamente noi dobbiamo evitare, noi dobbiamo dare la massima garanzia di stabilità. Ecco per cui al nostro interno esistono anche questi prodotti, che ovviamente hanno anche dei costi maggiori rispetto a quelli non rivestiti e quindi anche un impatto sul CMP, sul costo formula, un attimino più elevato. Un breve accenno, diciamo, in parte l'ho già fatto, a quelle che devono essere, diciamo, le regole fondamentali, che sono due sostanzialmente, le regole fondamentali nell'utilizzo dei prodotti, dei nostri pigmenti nei prodotti vernicianti, che sono quelli di inserirli in un veicolo il più possibile trasparente e di evitare quella che è una cosiddetta azione meccanica troppo, troppo violenta, troppo cruenta, perché altrimenti la particella si rompe, si spezza, non succede niente dal punto di vista chimico-fisico, ma succede che c'è un calo di performance, un calo di effetto. Ecco. Quindi queste due sono le regole fondamentali.
Un altro problema potrebbe essere quello della sedimentazione, hanno un peso specifico non troppo elevato, quindi generalmente tenerle in soluzione o con una semplice predispersione, diciamo, è abbastanza sufficiente. Poi molto spesso si possono aiutare, diciamo, a evitare questa sedimentazione con delle bentoniti o comunque degli antisedimentanti. Un altro aspetto, questo è più diciamo applicativo da tenere conto ed è legato comunque alla dispersione, è quello dell'orientamento. Parliamo appunto di pigmenti in particelle, come potete ben capire, quello che è sintetizzato nella parte in basso di questa slide, un orientamento parallelo rispetto alla base dove viene applicato della particella è la condizione ottimale per dare un buon effetto. E questo come avviene? Avviene con una buona predispersione e comunque con il mantenere il prodotto verniciante sempre in agitazione e ovviamente utilizzare delle tecnologie appropriate perché l'applicazione sia appunto in questa direzione. Quindi questi sono proprio accenni delle cose basi. Ecco, adesso, giusto per alleggerire questa mia chiacchierata, vi faccio vedere alcuni così esempi applicativi. Io a volte uso queste slide soprattutto quando ho interlocutori che sono i cosiddetti designer, i marketing, ai quali magari devo un po' stimolarli con alcuni esempi applicativi o comunque far capire dove trovano utilizzo i nostri pigmenti. Questi ovviamente, diciamo, nella filiera noi siamo un po' a monte, quindi noi produciamo una materia prima che però appunto per proprie caratteristiche speciali, quindi molto spesso ci troviamo a interloquire anche con designer, con creativi che sono alla ricerca di effetti speciali e ovviamente soprattutto con i nostri clienti che sono dei chimici, che sono clienti che principalmente lavorano in laboratorio e che comunque, diciamo, sanno come utilizzare i nostri pigmenti, però a volte ci chiedono così delle indicazioni, soprattutto delle idee formulative per il raggiungimento di richieste particolari che molto spesso non hanno diciamo delle indicazioni. Ecco, velocemente un po' di immagini raccolte anche dai miei colleghi che girano un po' per l'Europa. In questo caso saloni automobilistici, qui giochiamo in casa, ecco la famosa 500 perlata con una formulazione molto semplice, un nostro pigmento silver, questo perché? Perché non si voleva, diciamo così, far prevalere l'effetto della verniciatura su quello che invece era la novità della 500 come estetica, come proprio auto nella sua complessità, per cui gli stilisti di Fiat hanno detto non ricerchiamo un effetto troppo particolare, cioè non vogliamo porre troppo l'accento sull'effetto, vogliamo sì un effetto carino, un effetto accattivante, che però non vada un attimino a così sopraffare quelle che sono le altre caratteristiche che vogliamo far vedere dell'auto. Allora, ho accennato un po' a nuovi prodotti che abbiamo un po' sviluppato. Uno di questi si chiama Pirisma, che sostanzialmente, selezionando quelle che sono le granulometrie e gli spessori dei pigmenti, hanno consentito di migliorare quella che è la luminosità della luce di interferenza. Il tutto è nato ovviamente da studi sul color space, sul gamut, diciamo di collocamento attraverso calcoli metrici eccetera di dove si ponevano i nostri pigmenti e si è cercato di ottimizzare e di individuare un numero sufficientemente limitato di pigmenti che potessero coprire un'area più vasta possibile del gamut e sono 8 pigmenti che come vedete nell'immagine di destra di questa slide si collocano in un perimetro abbastanza ampio e questo consente di avere e di coprire anche miscelandoli insieme tutta una serie di possibilità di creazione di styling che poi sono state sviluppate e ahimè scusate qui vi faccio vedere ancora delle auto, vedete sono delle auto in questo caso blu giapponesi, ancora giapponesi. Però ecco,
cambiando sia colore che nazione giochiamo in casa, anche qui proprio sono dei casi storici reali, cioè i prisma sono stati proprio utilizzati dagli amici di PPG che dopo faranno la presentazione in questo caso, con i quali collaboriamo da anni e in maniera proficua. Ecco, qui vado velocemente, poi li potrete vedere. Ho cercato di mettere sia colori che modelli d'auto diversi, che anche utilizzo dei miei pigmenti, quindi vedete di nuovo Xyralic. Ecco, un cenno sugli Xyralic. Gli Xyralic, dicevo prima, parlando di granulometrie, che ovviamente non tutte le granulometrie possono essere utilizzate nei prodotti vernicianti. Lo Xyralic è un pigmento che ha ottenuto grande successo perché coniuga, diciamo, effetti di brillantezza, cioè molto brillante, malgrado abbia una granulometria abbastanza fine, arriviamo a 25 micron. Questo perché? Perché il core è ossido d'alluminio, che malgrado sia fine riesce a garantire una certa brillantezza. Quindi si riesce a coniugare l'esigenza di avere un pigmento abbastanza brillante con quella di applicazione, di produzione, appunto con spessori bassi come vengono utilizzati nell'auto. E via via, ecco qui altre immagini, colori chiari. Ovviamente qui l'immagine un po' non rende perché sembra un bianco, però questa Hyundai, se fosse esposta qui al sole, si vedrebbe proprio diciamo la particella dello Xyralic brillare, quindi lo rende come bianco un attimino più affascinante, più accattivante. Questa è un Audi, infatti nella piccola foto a destra si vuole un po' evidenziare la caratteristica di brillantezza. E via via. Quindi qui siamo nel settore trasporto. Ecco, ho messo questa slide perché questo è un settore di nicchia, settore delle, stavo per dire barche, ma non è giusto, dello yachting, grazie, dove magari vengono fatti diciamo dei prodotti cosiddetti tailor made, cioè sono proprio customizzati, vengono fatti proprio su richiesta, e questo è un settore di nicchia che però sta crescendo ed è soprattutto curato da aziende, produttori di vernici che hanno già esperienza nell'auto, per cui la trasferiscono nel settore yachting, anche se poi molto spesso diciamo devono personalizzare quello che è l'effetto. Non è d'accordo? Oppure quelli che hanno esperienza nello yachting. C'è una bella barca di cavalli che ha... Sì, beh, la barca di cavalli è famosa. Certo, che l'ha fatta una ditta produttrice di yachting e non di auto. Sì, no, ma io lo vedevo dal punto di vista... Sì, se io vado da produttore di vernice che poi fornisce, però chi ha prodotto la barca di cavalli si è rivolto a un'azienda che produce vernici e gli ha chiesto una vernice speciale, ecco, era quello. No, ma questa ditta di prodotti vernicianti non era quella del settore auto, ma era quella del settore barche, perché esistono aziende specializzate che gli ho. Benissimo, mi ha emozionato. Continuando, non c'è un bicchiere d'acqua? No, niente. Vi faccio vedere altre slide, intanto recupero la voce. Dieci minuti. Cinque minuti, perfetto. Tanto scorro velocemente, la voce mi sta tornando. I Colorstream invece sono un'altra gamma di prodotti dove la base è ossido di silicio. Quindi, sempre per riallacciarmi a quello che dicevo prima, al fenomeno ottico, questa base consente di avere una riflessione della luce su due lunghezze d'onda del visibile. Infatti noi li chiamiamo multicolor, ma in effetti hanno due cangianze, quindi l'interferenza cade su due
due lunghezze d'onda del visibile e sono molto accattivanti. È una serie di pigmenti, quindi con diversi fenomeni ottici, e stanno trovando sempre più piede anche nel settore auto. Ecco una cosa, è chiaro che poi non vengono utilizzati da soli, ma vengono utilizzati in formulazione, per cui molto spesso quello che è il fenomeno ottico abbastanza, soprattutto di questi multicolor, abbastanza forte, abbastanza strong, quindi non sempre applicabile a livello proprio di tendenza di colore sulle auto, viene un attimino ammorbidito, viene reso un attimino anche più elegante con l'utilizzo di altri pigmenti. Caso di ritocco, secondo come viene applicato, cambia di nuovo colore rispetto all'altro. Questo infatti è un po', no, allora diciamo che all'inizio quello che dice è vero, questi sono quelli più delicati e quelli che creano, soprattutto chi deve fare refinishing, quelli che deve fare prodotti per il ritocco per la carrozzeria, però ultimamente diciamo un po' la tecnologia, un po' l'esperienza, un po' gli strumenti di misurazione colorimetrica hanno aiutato in questo senso. Viene fatto diciamo ancora una selezione ancora più rigida, più estrema dei lotti, dei batch da utilizzare rispetto ad esempio chi produce le vernici per la prima linea, ecco, per esempio, proprio per rispondere. Esatto, sicuramente l'applicazione nel settore carrozzeria refinishing di questi effetti speciali è un tema abbastanza delicato. Io molto spesso, ecco una cosa che non ho detto, Merck fa parte, l'avrei detto alla fine, ne approfitto adesso, oltre che ringraziare dell'invito Visioli, Politecnico, Aitiva, Merck è un socio fondatore di Procote e molto spesso abbiamo fatto anche tematiche legate alla colorimetria, per cui proprio legate alla misurazione di questi effetti speciali, perché è proprio un tema ricorrente, è un tema industriale, un tema sentito. Ecco, visto che il tempo è poco, vado velocemente. Un accenno agli ultimi nati, questo nome particolare, Meoxal, sempre riallacciandomi a quello che dicevo all'inizio, questi sono sostanzialmente una nuova generazione di pigmenti che coniugano le tecnologie dei metalli, quindi con una base metallica, rivestiti con un processo classico appunto dei pigmenti perlescenti che vi ho illustrato fino adesso. Quindi coniuga anche le caratteristiche estetiche, quindi di estrema coprenza e brillantezza dei metalli e estrema, diciamo così, profondità e purezza di colore classica delle perle. Sono stabilizzati, sono tre colori che Merck ha lanciato, un rosso, un giallo e un arancione, venendo un po' incontro a quelle che sono le richieste di mercato, soprattutto dei rossi. Ecco, adesso, giusto per cambiare, molto velocemente, vi ho accennato prima le pitture murali, sia per esterno che per interno, vediamo qui delle applicazioni di oro, piuttosto che, e anche qui ne avevo parlato velocemente prima, nell'architectural building pitture in polveri, poi vedrete, darete un'occhiata, ci sono anche i riferimenti proprio delle costruzioni, e queste oramai sono applicazioni sempre più presenti, sempre più ricorrenti. Un'altra è il coil coating, per cui è, ecco qui questa immagine è abbastanza eloquente, capita di vedere, io magari se passo in macchina cerco di catturare una foto, queste sono delle applicazioni in coil coating con i nostri colostrin, quindi effetti anche abbastanza particolari che però per questo tipo di applicazione direi che si sposano bene. Ed è anche, si parla anche di volumi interessanti, perché come vedete parliamo di grosse superfici, cose legate anche a, diciamo, a forme particolari, a progetti molto high tech, eccetera, eccetera. Ecco, qui invece, vabbè, una piccola slide giusto per accennare che siamo presenti anche nel settore legno, anche se comunque il legno è bello per le sue caratteristiche di, anche di colore naturale, quindi non sempre si sposano bene con gli effetti metallici, però ci sono delle parti richieste. Un altro poi è tutto quello che sono il settore elettrodomestico, il settore della plastica, il settore diciamo dei telefonini, dei frigoriferi. Quindi
le pentole, prima la signora aveva accennato al no stick, all'antiaderenza, quindi questo perché proprio hanno anche, rispondono anche alle leggi della FDA, quindi la Food Drug Administration, quindi possono essere applicati nel settore alimentare. E via via, ecco, vi faccio proprio vedere, settore della pelle, quindi dalle scarpe, qui invece non è pelle ma è sempre plastica, questi sono i Meoxal che abbiamo appunto recentemente presentato, alcune applicazioni, tornando nel settore della fashion, insomma, come vedete un po' di varie applicazioni. Ecco, se ho 2 minuti, ritorno a cose un po' più tecniche, vedo che mi ha dato l'assenso, quindi no, molto velocemente, parlo invece, ho parlato di estetica, ecco, un piccolo accenno, le ultime 2 slide, a quelli che sono una gamma di pigmenti funzionali, parliamo di pigmenti antistatici, quindi che hanno una certa conduttività e quindi diciamo vanno un po' a completare quello che è il discorso. No, non sono nuovi, sono, diciamo, esulano un attimino da quello che è stata la mia presentazione di colore fino adesso, però nascono sempre dalla stessa tecnologia, perché è sempre una base di mica che però è rivestita con ossido di stagno antimonio, che è, diciamo, il core, la materia prima che consente di avere una conduttività nell'ambito dell'antistatico. E qui lo scopo è, ce ne sono 2 di tipologie, c'è la prima che è quella di sinistra dove c'è una semplice particella e invece quella di destra dove c'è sempre la particella mica e stagno e ossido di stagno antimonio interposta con delle particelle di silicio. Questo perché? Perché nell'applicazione dei prodotti vernicianti, di questi prodotti, bisogna creare una continuità, una rete, un netto, cioè ci deve essere il contatto affinché ci sia la conduttività. E quindi parliamo già di concentrazione abbastanza elevata, intorno al 20%. È sostenibile perché la percentuale è ancora bassa, però ha toccato una tematica, e la ringrazio, viva, sentita, perché Merck sta sviluppando i cosiddetti pigmenti antistatici antimonio free. Senza antimonio, però non è facile perché oltre a togliere l'antimonio dobbiamo garantire le stesse performance, quindi trovare un prodotto alternativo, un ossido alternativo, ci stiamo lavorando. Però allo stato attuale, a seconda, questo dalla mia conoscenza, a livello europeo non ci sono, cioè le percentuali di utilizzo rapportate con le percentuali contenute di antimonio nel pigmento rientrano in quelle che sono i limiti di normativa. Ecco, questo sì. Ecco, quindi questa è un'applicazione dove vanno i pigmenti antistatici, nei primer dove c'è la necessità di creare appunto un campo antistatico per l'applicazione poi del prodotto finito attraverso appunto pistole elettrostatiche, oppure là dove c'è l'esigenza, come ad esempio nel settore del flooring oppure di ambienti particolari, di evitare la cosiddetta scarica elettrica, quindi bisogna creare un minimo di campo antistatico anche a livello proprio di sicurezza, soprattutto in certi ambienti. Ecco. Sì, io ho finito, avrei finito, scusate, ecco, poi ce n'è un ultimissimo che invece riguarda l'assorbimento dell'infrarosso. E, ecco, scusate, una caratteristica che non ho detto degli antistatici, e poi veramente ho finito. I nostri sono prodotti paragonabili alla grafite con un vantaggio, che sono chiari, per cui sono conduttivi, chiari, e quindi si sposano laddove c'è l'esigenza di avere una finitura antistatica chiara. Quindi si parte con un primer, con quello che è un pigmento ma un additivo antistatico chiaro. Stessa cosa per l'assorbimento in infrarosso. E queste sono le ultimissime slide. Qui ci sono i miei riferimenti, io vi ringrazio, ringrazio tutti per l'invito e se avete necessità scrivetemi pure una mail. Grazie mille. Grazie.